Era un uomo della bassa. La bassa. Bassa è quella striscia di terra che corre di fianco al fiume. E tutti gli uomini della bassa sanno, e lo sanno bene, che il grande fiume può essere arginato, può essere contenuto, però non puoi contrastarlo, non ti ci puoi mettere di traverso. È come il destino. Anche il destino lo puoi arginare, puoi tentare di drizzarlo, ma non ti puoi mettere contro. Ecco, questo è stato uno dei pilastri fondamentali di tutta la vita di Verdi. Questa idea forte del destino, l'idea che nei momenti del dolore, così come nei momenti di massimo successo, lui rimane un uomo della bassa, un paesano delle roccole, cioè un uomo che sente lui di essere fatto di terra e di acqua. Yeah.
È un piccolo paese, è un piccolo paese in cui c'era due o tre case, l'osteria di Carlo Verdi e poi c'era la chiesa, e dentro la chiesa però c'era l'organo, e pur essendo un piccolo paese, in quel tempo tutte le case erano piene di musica, perché tutti suonavano tutti, c'era chi suonava il violino, chi la banda, trombe, tromboni da tutte le parti, perché la vita era piena di musica. E lui comincia lì, il piccolo Verdi comincia a immaginare che la musica è un pezzo fondamentale della sua vita. In quel momento, quando lui capisce che la musica non è soltanto la musica della corte, ma la musica è il popolo, le persone, è il modo con cui si parlano, il modo con cui a volte anche le persone dicono quelle cose che in un altro modo non riescono a dire. La bassa parmense, o meglio il polesino parmense, era parte del ducato di Maria Luigia, e dopo le rivoluzioni, dopo la restaurazione, dopo Napoleone, dopo tutto, era sostanzialmente però un posto anche governato con molta maternità. E quindi quando nel 31 ci sono le prime rivolte, è più lo stupore che non la rivoluzione. Ed è, come dire, molto diverso da altri posti. Cioè è molto diverso, ad esempio, da Milano. A Milano no. A Milano c'era un'aristocrazia che era molto anche austriaca, perché era molto europea. Ma ne parliamo poi dopo. E quindi lui nasce qui, lo sapete, nasce francese. Abbiamo negli archivi di Busseto questo atto di nascita in francese. Joseph Verdi. E lui cresce. Cresce alle Roncole, però è un ragazzino che è molto conscio di sé. È un ragazzino bravo, attento, che va in chiesa, trova in chiesa un maestro, un tale Baistrocchi, che gli insegna a usare l'organo, e lui comincia a suonare. Però, vedete, come tutti i ragazzini che fin da piccolo sono molto consci di sé, non è neanche uno molto maleabile. Non è che uno che lo prendi, lo metti lì, come le bambole che sta lì. No, di lui si dice che è un bravo ragazzo, ma insomma è un po' selvatico. Però insomma, lui è uno che il suo lo conosce bene e lo vuol far sapere bene anche agli altri. Lui stesso racconta in una sua biografia autorizzata quando è molto vecchio.
sempre del come è selvatico, a 7 anni e faceva il chierichetto. Avete presente i chierichetti? Quello di una volta. No, lo te lo racconto io, guarda. Aveva una sottanina come il prete, con su una tunichina bianca e serviva a messa. In mezzo c'era il prete, faceva la sua cosa, il chierichetto, andava avanti dietro con le ampolline. A un certo punto il prete si chiamava Don Masini. Lui è lì con le ampolline, va per passare, si imbalza, casca per terra, cascano per terra le ampolline. Don Masini si ferma. Di fronte a tutti gli dà dell'asino e gli dà un calcio. Lui si alza e gli dice che Dio ti mandi una saietta, che Dio ti mandi un fulmine. Voi vi immaginate in chiesa, eh? Immaginate l'effetto che ha fatto questa roba qui? Dio ti mandi un fulmine, una saietta. Ma questo è niente. 2 anni dopo, d'estate, c'è un temporale bestiale. E arriva un fulmine. Sei morti. 4 preti e 2 coristi. In mezzo Don Masini, che stava tirando su una tirata di tabacco e è rimasto tutto nero. Lì il giovane Verdi impara 2 cose fondamentali. Il primo, Dio esiste ed è un Dio vendicatore. Thank you.
13 anni, anche grazie ad un'eredità che aveva ricevuto la nana, insomma, quelle storie che sapete, lui va finalmente al ginnasio a Busseto. Ci sono 5 km da qui, avrò un 4 e mezzo, via campagna sarà la strada. Però Busseto era già la città. Era già la città perché Busseto, come voi sapete più di tutti, era stata la capitale del Pallavicino e aveva mantenuto delle capitali le cose rilevanti. E quindi arriva lì e va a scuola. Le scuole erano scuole ovviamente dei preti. E lui ritrova subito un prete che si affeziona, capisce che è bravo e gli fa un grande destino da sacerdote. E lui dice: dopo la storia di Don Masini, basta, io ho chiuso con quella storia lì. E viene subito preso invece in mezzo dalla rete borghese massonica liberale, il cui capo era Antonio Barezzi. Qua bisogna che io mi faccia però un attimo di riflessione, perché Barezzi era il rappresentante del mondo nuovo, era il borghese nuovo, era quello che dopo Napoleone dimostrava che il mondo era della borghesia produttiva. Barezzi prende subito a ben vedere in questo giovane, che è un giovane dinamico, e poi piaceva già alla figlia, quindi insomma ci teneva. A questo punto lui va anche avanti e indietro dalle Ronco, perché intanto il suo maestro di allora, Perestrocchi, era morto e l'avevano sostituito. Allora, per guadagnare qualche cosa, lui studiava a Busseto, ma andava la domenica avanti e indietro dalle Ronco per andare a suonare l'organo. Però si mette lì e comincia a scrivere. Da piccolissimo lui comincia, essendo la stellina di Busseto, scrive. E scrive pezzi per musica sacra, pezzi per danza, pezzi per teatro, pezzi per la filarmonica, e comincia a fare quell'allenamento. Deve essere quel straordinario lavoratore che è sempre stato, la sua mitica capacità di scrivere continuamente, ma soprattutto impara la cosa che avete sentito prima. Avete sentito prima nei Verdani, no? Dentro ci sono dei pezzi da banda, i più popolari così non si possono, dei chiami di musica colta, dei chiami, cioè riesce a fare una musica che mette dentro. A questo punto decidono che lui deve fare il grande passo, deve essere capace di andare al conservatorio. Non lo mandano a Parma, e di fatto lo mandano a Milano. Già in quell'epoca Milano era Milano, e Milano era la capitale di Europa. Milano era una città molto diversa da tutte le altre in Italia, perché era una città già molto internazionale, molto europea, e c'era soprattutto un'aristocrazia, una nobiltà che era molto europea. Era talmente europea che non solo accoglie Napoleone, ma soprattutto era una nobiltà molto legata alla storia dell'illuminismo. L'illuminismo è quel pezzo di filosofia del Settecento che, dopo lunghi anni di chiusura clericale, apre alla scienza. La stella di Milano in quell'epoca si chiamava Giulia Beccaria. La Giulia Beccaria era la figlia di Cesare Beccaria, che era stato un grandissimo economista, proprio il primo ad avere una cattedra di economia d'Italia, pensate. È stato quello che ha scritto un libro contro la pena di morte in quell'epoca, era lui il referente di tutta la grande cultura europea. La Giulia Beccaria è la mamma di Alessandro Manzoni. Vedete come tutto torna. E Manzoni in quell'epoca comincia a scrivere il grande romanzo popolare italiano, con una differenza, che quella lì è tutta roba di testa. Era la Milano aristocratica e nobile che di testa pensava il popolo, era la Milano aristocratica che pensava la liberazione, era tutta una roba di testa che con Alessandro Manzoni addirittura si inventava un popolo. Però la cosa interessante è che era tutta dentro l'Europa. L'Europa era stata scossa in quel periodo, era stata scossa da un'ondata in cui l'illuminismo cominciava a diventare romanticismo. E questo è avvenuto con quello che noi chiamiamo un bestseller, cioè con un libro che era andato a ruba, proprio a ruba in senso letterale, dato che non c'erano i diritti d'autore, tutti gli hanno rubato. Cioè era il Werther, I dolori del giovane Werther, che scrive Goethe in tedesco sotto forma di romanzo epistolare.
cioè sotto forma di lettere. Il povero Werther era un giovane di buona famiglia che si perde di testa con una giovane che si chiama Lotte. La Lotte non ne vuol sapere e lui si suicida per amore. Questa roba qui fa scatenare in Europa una ondata di suicidi. Anche adesso i suicidi seriali dei giovani si chiamano la sindrome di Werther. Questa cosa arriva anche in Italia, e arriva anche in Italia con tanta musica. Verde. Prende un pugnale, se lo vedete lì, ma la Lotte non ne vuol sapere. Beh, questa roba qui arriva in Italia tramite una forma che è molto simile, ma che però ha un contenuto diverso, che sono le famose ultime lettere di Jacopo Ortis, il quale si uccide, ma non per la Lotte, si uccide per la patria. E lo vedete che cominciamo a scendere, cominciamo ad arrivare al romanticismo. E poi arriva Alfieri, dopo Foscolo, che recupera tutta la dimensione storica eroica, e quindi ci siamo. Cominciamo a dare ai nostri martiri, Pellico, Maroncelli, cominciamo a dargli un senso. Ma è ancora una roba lontana dalla gente, è ancora una roba che insomma resta di un gruppo di persone. Lui va a Milano, immaginate. C'è proprio questa narrazione di lui che parte con suo babbo e con Barezzi, attraversano il confine da Piacenza, passano il Po, arrivano a Milano per iscrivere al Conservatorio. Conservatorio che voi sapete oggi si chiama Giuseppe Verdi. Lo bocciano. Non riesce a passare al Conservatorio che porta il suo nome oggi, Giuseppe Verdi, dicono insomma, prima a 26 anni, secondo, ma sì, si vede che è un ragazzo, però come dire, un po' selvatico,
po' selvatico, si vede che si è fatto da lui, non è accademico, non... uno che sì, sta a tavola, ma non sta a tavola elegante con tutte le forchette. Insomma, gli dicono di no. Lui comincia a avvilirsi, Baresti, che è uno che vende vino, figuratevi se si avvilisce, dice no, no, andiamo avanti. Sempre col giro dei bussettani a Milano, che è un bel giro, era un bel giro, credo anche adesso, insomma, gli pagano una borsa, Monte di Pietà gli paga una borsa e lo convincono a stare lì. Gli dicono di scegliere sul maestro, e ancora una volta abbiamo due maestri. C'è un maestro accademico che scriveva musica sacra, e non ne può sapere, se devo dire, non ne può sapere. Alla fine prendono un certo Lavigna. Questo Lavigna era un buon autore, ma soprattutto faceva un mestiere. Faceva il maestro concertatore alla Scala. Cioè faceva quel mestiere complicato che è quello che allena i cantanti prima dell'opera. Lui va lì. Nelle sue lettere, Verdi, sapete che ha scritto 15.000 lettere? Tutti i giorni scriveva una quantità di lettere infinita e uno dice, senti come funzionava la posta. A questo punto dice, per anni mi ha fatto fare canoni e solfeggi, canoni e solfeggi. Anche i canoni, perché poteva comunque fare sempre anche musica sacra. Canoni e solfeggi, solfeggi e canoni e solfeggi. Però, soprattutto, lui gli ha insegnato una roba fondamentale, che è il secondo dei grandi pilastri. Se il primo pilastro è il destino, l'uomo della bassa, il secondo pilastro di Verdi è la polvere del palcoscenico. La musica non è una roba accademica, la musica è teatro, teatro, proprio teatro nel senso più pieno, teatro, teatro, e il suo teatro è la Scala. Centro della città. Come vi raccontavo prima, Napoleone passa. Napoleone è interessante, Napoleone, perché è uomo che aveva fatto la rivoluzione, per cacciar via tutto il vecchio. Appena ha fatto la rivoluzione, si veste come vecchio, fa l'imperatore. Però, quando lui viene cacciato via, tornano i vecchi re e sembra che tutto debba essere come prima. Ma non è come prima, perché quella nuova nobiltà del soldo che Napoleone aveva portato diventava adesso la nuova nobiltà dappertutto. E mentre una volta il nobile suonava a casa sua, il pianoforte, la figlia, quell'altro, tutti lì, due sedie perché tre erano già troppe, nascono i teatri. E il teatro diventa l'immagine della società. Come hanno fatto i teatri una volta? Ecco, guardatelo anche voi. La prima fila, quella lì per i palchi, erano la vecchia nobiltà,
ricchi di nobiltà, ma a volte anche un po' scarsi di soldino. La seconda fila erano i nuovi borghesi, Barezzi e i suoi. Sopra ci stavano gli artigiani e poi ancora sopra anche dei contadini. Non c'erano le sedie e sotto nelle sedie ci stavano, come si dice, i militari e i ragazzi di Taprezzo. Le sedie non c'erano perché comunque alla fine dello spettacolo c'era il ballo. In realtà era il ballo che tutti aspettavano, eh? E poi si andava a teatro presto nel pomeriggio e a teatro si faceva di tutto. Di tutto, non dico tutto, Mirko. Tutte le volte che lo dico, si fa di tutto, Mirko mi fermo, perché si giocava d'azzardo, si mangiava, si beveva, eccetera. Ma perché sono maligni, per quello. Ci crescevano. Il re del teatro era l'impresario. L'impresario era un imprenditore. Quindi non era più il conte o il visconte che per conto del duca faceva, no, era un impresario, era uno che doveva guadagnarci. Quindi era uno che andava, prendeva, si faceva scrivere della roba, montava su degli spettacoli, se lo spettacolo non andava bene ci metteva dentro un'altra roba, e la regina della sala era la prima donna. La prima donna non era soltanto un soprano, ma era la regina della sala. E quindi era anche quella fuori dalle regole morali della sala, la traviata. La traviata che però tutti guardavano. Non so se in quell'epoca c'erano dei giornali tipo Chi o roba del genere, ma comunque erano l'oggetto della chiacchiera quotidiana. La gente si divertiva a sparlare dei loro diti. I teatri erano tanti in Italia. La città più grande d'Italia in quell'epoca era Napoli. E il primo vero teatro d'Italia era il San Carlo. Al San Carlo il mitico impresario si chiamava Barbaia, la prima donna si chiamava Colbra e l'autore si chiamava Rossini. Rossini era uno di Pesaro, suo babbo era di Russi, però la sua fortuna l'ha fatta a Napoli, e a Napoli inventa una serie continua di invenzioni che in realtà continuano a ricreare: turchi che vengono in Italia, italiani che vanno ad Algeri, un su e giù dal Mediterraneo che finisce così. Barbaia rimane a Napoli e Rossini torna a Bologna con la Colbra. Thank you.
quel momento. Questa è una storia che andava molto di moda in quel momento e era uno stile in cui l'autore doveva fare di tutto. Quindi, oggi andiamo in scena con un'opera buffa, domani ci vuole un'opera drammatica. Domani facciamo un'opera buffa, non piace, bene, in mezzo ci metto un'area drammatica. L'importante è che il pubblico si diverta. L'unica cosa è che il pubblico si diverta. L'impresario di Milano si chiamava Bartolomeo Merelli. E le prime donne erano più di una, era come quando c'era la Callas e la Tebaldi, no? Lì le due si chiamavano Giuditta Pasta e la Malibran, con una terza che stava arrivando, che si chiamava Giuseppina Strepponi. Che non avete mai amato molto quella cosa, eh? Ma questo non lo diciamo. Va bene, era Giuseppina Strepponi. Allora, a questo punto, in questo teatro di Milano, che era l'inseguimento del San Carlo, c'è questa grande effervescenza. E lui, il nostro, era sempre dietro le quinte, era sempre là, dietro la vigna. E guardate, è come se la vigna fosse lui che suona, alza la mano, e Verdi fosse la signora. Cioè era sempre lì, che girava le pagine. E gira migliaia di pagine, gira centinaia di pagine. E ascolta tutto Rossini, ascolta tutto Donizetti, ascolta tutto Bellini. Ascolta tutto di tutto. Lui è come una spugna, prende su tutto. La vigna lo obbliga anche a comprare un abbonamento alla Scala, sempre con i soldi di Barezza, però è lo spasso, non importa, Barezza ha speso bene i suoi soldi, lo sappiamo bene, eh? E lui è lì e cresce dentro a questo teatro, e in questo teatro impara che questo mondo così lontano dalla bassa è il suo mondo. Thank you.
lui ne ha quasi 30, quindi si sente pressato. Fa addirittura domanda per andare a fare il maestro di cappella a Monza. Niente, neanche lì. Gli va buca anche lì, però so il motivo che non sto a ripetere, lo sapete tutti. Ma insomma, sposa la Targherita, vanno a stare a Milano, hanno due bambini. C'è una lettera dell'epoca in cui lui si piega a metà, ma domanda a Parenzi di soldi per pagare l'affitto. Quindi va proprio buca. Gli amici di Busseto riescono a organizzare un colloquio con Merelli. Merelli gli ordina un'opera. Lui aveva campinato per anni su un'opera che si chiamava Rochester. Non girava, non si usciva neanche lì a Rochester. Insomma, alla fine gliela mettono in scena. È un'opera che sa ancora molto di Donizetti, che si chiama Oberto Conte di San Bonifacio. Dai, prova. Un'opera che sa di Donizetti, ma Donizetti non era molto apprezzato in quell'epoca, eh? Mercadante, che invece era uno che andava alla grande, diceva che in realtà Donizetti doveva essere chiamato Dozzinetti, per dire uno che faceva delle robe da poco. Insomma, lui fa Oberto, e come si dice, per essere un'opera prima, ha un buon successo, fa 14 repliche, che non era niente male, ma insomma, dice che è un ragazzo che se si impegna e se si mette un po' in ordine può avere un buon successo. Poi è uno che scrive anche tanti pezzetti di robe che poi vanno sempre bene per fare dei tamponi, ma ancora non ci siamo, non gira. Lui spera che vada sempre meglio. Invece... Vuol bene perché capisce che c'è della roba dentro. Sembrava che cominciasse ad andare bene e gli aveva dato da fare un'opera buffa per il principio che vi dicevo prima, perché lui Merelli tutte le sere doveva riempire, eh? Una volta una calda, una volta una fredda, una volta Oberto che è un'opera drammatica, adesso aveva bisogno di fare un'opera buffa, il finto Stanislao, un giorno di regno o il finto Stanislao. Però il destino gira, e gira male, eh? Stava già girando male prima, ma come quando dici che finirà, no, invece deve ancora cominciare. Gli muore il bambino, Iginio, gli muore la bambina, la Virginia, gli muore
la Margherita, la Margherita la moglie. Con questa roba, con questo magone nell'anima, vai a fare un'opera buffa. Infatti l'opera buffa è un disastro. Non fa neanche una replica, neanche una. Vai in scena, non riescono neanche a finire, tirar giù le tende che era già finita. Non ce la fa. Non ce la fa. Allora, pensate un attimo, questo, il bambino che aveva mandato un fulmine a Don Nasini, il bambino orgoglioso che andava avanti e indietro per suonare l'organo, quello che era la stellina di Busseto che faceva di tutto, il giovane che arriva a Milano pimpante, il giovane autore dietro le quinte, poi quello che va davanti alle quinte che fa Oberto, poi quello che prova, si trova a Milano solo per tutto abbandonato in quel popoloso deserto che è il nomato Milano. E va avanti e indietro, non gira. I dolori del giovane Verdi. Però lui non è Werther. No, lui non si ammazza mica, No, lui è un uomo della bassa. Ah, sei della bassa. Lui sa che se viene l'alluvione dovrà pur tornare solo. E quindi tiene duro. Tiene duro per 3 anni. No, perché si dice, ma a Verdi gli è andata bene. Sono già 10 anni che lui gira per Milano, lei fra una cosa e l'altra. Lui è un uomo della bassa. E quindi sa che tornerà il sole e si sta caricando come una molla nella tristezza e nella solitudine in cui si trova. Assordi la
cancerlo, chi dal cuor ti cancerlo, di Provenza e Maris vuoi, al natio fulgente sol, qual destino ti furo, qual destino ti furo, al natio fulgente sol, ora mento. Dato a Nicolai, che era uno che in quel momento andava di moda e di cui noi non ci ricordiamo neanche il nome. Era un bel libretto. Sorera era un tipo strano. Questo temista Sorera era uno che ne aveva guadagnati a sbarcate di soldi e se li era mangiati tutti. A Milano dicevano che era stato l'amante della regina di Spagna, che durante... continua a richiamarmi, continua... sono grandi, insomma... durante i consigli le regine si allontanava ogni tanto perché c'era Sorella lì sull'angolo, succede ogni tanto, e dalla Spagna porta a casa dei quadri che si sostiene che lui aveva fregato la regina di Spagna e li vendeva sul mercato di Milano, ma comunque non aveva un soldo. Comunque continuava con due libretti e fa questo libretto, che era un libretto a sfondo biblico, che raccontava la schiavitù degli ebrei in Siria, a Babilonia. Questo non era una cosa molto originale, perché in quell'epoca Rossini, che abbiamo sentito prima, che faceva delle robe allegre tipo l'Italiana in Algeria, faceva anche delle cose drammatiche. E la cosa drammatica di Rossini, che andava molto per la maggiore, è una roba che lui ha scritto tre volte. Una volta l'ha chiamata Mosè in Egitto, poi l'ha venduta in Francia come Moses and Pharaoh, poi l'ha rivenduta in Italia solo come Mosè. Si faceva così, si faceva e si rivendeva. E in questo
lui aveva dato, concentrato tutta l'opera su un coro centrale, quindi anche l'idea del coro centrale era già presente in, in Mosè. E in questo coro centrale c'erano gli ebrei perduti che si rivolgevano a Dio perché vi aiutasse a sopportare la schiavitù. Questo si chiamava Dal tuo stellato soglio, che era diventato uno dei grandi canti del momento. Saltava niente fuori dall'originale, non riusciva a trovare il di più, la scintilla. Poi la storia la sapete perché la racconta lui nella sua biografia, che scrive da vecchio, che si chiama, anzi che autorizza, che si chiama Volere e Potere. Lui racconta che sono 3 anni che è in giro per Milano, non sa cosa fare, a questa montagna di roba. Prende la manona, perché rimane una manona di gente della bassa, butta via tutto, gli cade per terra il libretto si apre e legge va pensiero sull'ali dorate. Lui al momento non è, va a letto, insomma, la ruma tutte notti, la gira tutta notte, e poi si mette a scrivere, e scrive. Comincia l'alluvione, è il fiume che finalmente riprende a correre. Qua c'è una cosa che lo trovo bellissima, lo trovo fantastica, perché mi sta a dire che nella vita di una persona ci sta dentro tutto, tutto, non si perde mai niente. Allora, in Mosè, o nel Mosè Faraone, insomma nel Mosè di Rossini, c'è un buono e un cattivo. Il cattivo è il faraone, il buono è Mosè. Mosè che era in missione per conto di Dio, si crede oggi. Va uno scontro e alla fine proprio uno scontro fra il buono e il cattivo. In Nabucco gli viene un'intuizione fantastica. In Nabucco ci sono due, un buono e un cattivo. Il cattivo è Nabucco, il buono è Dio stesso, senza intermediari, il suo Dio. E noi lo scopriamo, perché Dio in Nabucco ha una battuta sola. Nabucco prende in schiavitù gli ebrei e riesce a bloccare una sedizione dei suoi, guidata dalla figlia. Abbatte gli ebrei, abbatte i babilonesi. In centro va lì, si alza e dice: non sono più re, sono Dio. E Dio, boom, gli manda un fulmine. 3 atti, rimane così stupidito dal fulmine. Dio ha una battuta sola, gli manda un fulmine. E ancora la sete di Don Masini che gira. Thank you.
il suo, avendo ritrovato il Deo Vendicatore del fulmine, verde parte, ed è come il fiume in piena, perché riesce a trovare il suo stile, che è uno stile selvatico. Cioè Nabucco ha grande successo proprio perché non è più, non è Rossini, non è Donizetti, non è Mercadante, è selvatico, finalmente è riuscito a liberare, ha spaccato tutti gli argini, non c'è più niente di quello di prima. Nabucco in realtà può anche avere preso il tema, le forme del passato, ma è nuova, è un'innovazione, ed è un'innovazione che ha anche un carattere fortissimo, perché l'interprete principale dell'opera è il popolo, un popolo che si mette in movimento e che quindi non è soltanto raccontato tramite qualcun altro, non è lo stomaco di Werther, è proprio il popolo. E allora lui trova tutti i suoi pezzetti e a questo popolo fa dire: o mia patria se bella perduta, gli fa dire le parole che aveva detto Alfieri, le parole che aveva detto Ugo Foscolo, ma non è più l'eroe, è il popolo che lo dice, ed è veramente un fiume. Lui qui fa il miracolo vero, perché fino a quel momento il Risorgimento è una roba di pochi, è una roba di elite, è una roba da professori, è una roba da nobili. Lui lo fa diventare una roba invece di cuore e di stomaco, che prende dentro tutti, ed è fatto in un modo tale che può essere cantato da tutti, dall'orchestra della Scala al gruppo di una banda, può essere fatto con un pianoforte, può essere fatto con un organino, può anche essere cantato. E se non avete nessun altro strumento, fate così. Cioè diventa una musica di tutti. Dentro a questo c'è il coro, che voi sapete a memoria. E dentro al coro c'è un pezzo che io ripeto sempre, lo ripeto tutte le volte che ci vediamo, però ve lo dico ancora. Che è un pezzo bellissimo di quando poi il coro, mi è passato la memoria, perché dopo poi lo sentiamo, dice: arpa d'or dei fatidi civati perché muta dal salice penno. E quando la voce va su, fateci caso, va bene, sto zitto, ha ragione Mirko che mi richiama sempre. Arpa d'or dei fatidi civati perché muta dal salice penno, perché i popoli in schiavitù non hanno musica, i popoli in schiavitù non hanno voce, i popoli di schiavitù non hanno cultura, i popoli di schiavitù hanno l'arpa, lo strumento che gli deriva dai padri, i fatidici dati, che però è attaccato ad un albero e sta muta. Quindi fa una roba fantastica, riesce a spiegare che è un popolo libero, un popolo che suona, che canta, che fa cultura, che ha le parole per dirlo. Nabucco fa 100 repliche e l'anno dopo repliche ancora, ma soprattutto lo cantano dappertutto, non riescono più a tenerlo. La prima donna che canta Nabucco è Giuseppina Strapone. Allora lui di colpo conquista Milano, conquista l'Italia e conquista la Strapone. Qua ci sono tutti i suoi pilastri. Ci ha messo 10 anni, perché c'è sempre la storia, ve lo dicevo prima, ma poi Verdi è uno che ha avuto successo. Ci ha messo 10 anni a arrivare qua. E poi ci mette 10 anni di galera in cui fa 13 opere in 10 anni per poter dire mi sono affermato. Ci mette 20 anni il nostro, cioè uno che è lì. I pilastri sono il destino, che è come il grande fiume, la grande metafora della sua opera, il destino che tu non riesci a bloccare, che puoi accompagnare, puoi spingere. Secondo, il fulmine, il Dio Vendicatore, prima o poi a qualcuno bisogna rispondere. Terzo, alla palude l'Accademia. La musica non è accademia, la musica è capacità di esprimere non un sentimento, ma tutti i sentimenti.
e poi sempre di più l'idea che la sua musica rappresenta gli ultimi, quelli promessi da parte, il bandito Hernani, il povero Rigoletto, la Violetta. Lui ci mette 20 anni, però fa l'unico vero grande miracolo che secondo me un artista può fare: riesce a dare la voce a tutti gli altri. Questo è il miracolo di Verdi. Perché Verdi è importante nella nostra storia? Perché lui inventa la nostra identità nazionale. Quella cosa che Manzoni aveva fatto inventandosi un Dio misericordioso, lui lo fa con un Dio vendicatore. Quella cosa che lui fa trovando San Carlo Borromeo, lui fa trovando il popolo. E riesce a dare la voce. Una voce che poi diventa quella di un'Italia, di cui poi tutti sentiranno la delusione, ma questa è un'altra storia, ma che per il momento è nel suo momento di massima tensione. Una tensione che arriva su Milano, arriva sull'Italia, arriva Verdi con la forza della scelta di Don Masini.